Avrei visto asciugando i capelli alla luce dell'eclisse, quindi chissà quali superpoteri acquisirò. Hai provato a fotografare? Direi di no, penso che non sarebbe un'ottima idea. Qui sono importantissimi strumenti tecnologici, è la NASA che li produce, se non erro. Sono fuori produzione, però sono ancora strumenti che possono essere validi, insomma, per un incontro del genere. Notate qualcosa di strano in questo momento? In che senso? Ah, dovrebbe essere il momento di picco dell'eclisse. Non lo ricordavo che era oggi, ecco. Stavate guardando i monumenti? Sì, stavamo guardando i monumenti. Chiaramente la piazza principale, molto bella questa. E ci stavamo documentando qui dalla bacheca, perché non si ricorda mai niente di queste cose. Comunque è una bella città, bella, molto bella. Anche con la luce soffusa. Anche con la luce soffusa. State guardando l'eclissi o un'anca? No, stiamo guardando l'eclissi. Abbiamo provato a cercare i vetrini, quelli che vanno nella maschera per saldatore, erano finiti in tutte le ferramente e quindi abbiamo optato per la lastra. Spero niente di grave comunque in quella lastra. No, niente di grave, niente di grave. Tutto a posto. Avete provato anche a far foto? No. No, ci godiamo solo l'atmosfera e guardiamo per come possiamo. Si sta bene al sole anche se è un po', se è a metà? Sì, è bello. Però la sensazione del sole è che non scaldi più tanto. Visto lo spettacolo, però speriamo se vedi anche buio, vedi bene, se non ricordi, c'è piccola quando hai visto un'altra volta. Col telefonino come si vede? Sì, e c'è anche qui in cellulare, voglio vedere, per anche spiegare mio nipote, se c'è mio nipote, c'è piccolo, per spiegare, per vedere Eclipse. Comunque ti sei attrezzato. Com'è? Ti sei attrezzato. Caspita, così. Fra gli occhiali da sole quelli, sei protetto. Quelli, mi dovrei scattafasciare la retina, insomma. È importante la retina, ragazzi, è importante.